mi garba più Ecco, alla puntatina. qui si parla di tanti esoneri, di allenatori che cambiano. Ecco, si può dire che anche il Ciolli nella sua carriera ha Sì. subito diversi esoneri, no? Sì. Ma come mai? Cioè, che cosa è È successo? successo che a me andare sia in prima, a me andare sia Cioè, ma in te sei stato eccellenza, esonerato da che quello ruolo? Di guardialinee? lì. Sì. Cioè, esonerato da guardialinee? No, sì, anche da dirigente. Ecco, esonerato da dirigente, la prima volta che lo sento dire. Sì. Quindi? Ti hanno Quindi. tolto il contratto? Non è stato risolto? No, a me mi garba andare sia nell'eccellenza, sia. A me mi garba resta un seconda, mi garbava seconda, terza E categoria. quindi non erano esoneri, eri te che ti dimettevi? Come funziona? E funziona Oppure. che la società me l'hanno detto qualcosa, io l'ho detto, io quando ho finito il campionato vado via. Per Ah, quindi non è stato un esonero. me è stato, ma poi me l'hanno Cioè, ti senti detto, esonerato? Cioè, è bello sentirsi esonerato, secondo te? per me sì. In genere. Quindi un esonero, secondo me, ce lo devono avere tutti nella vita. È Il calcio è così, per così, eh? me è così, il calcio che si Che ha cos'è un un fatto esonero? esonero, te vai in una società quando il contratto dice se ti danno soldi va bene, se Te avevi un no, contratto no, regolarmente? regolamenti, no, che se io sono stato anche i soldi, sì va bene, mi hanno dato la tuta. Poi pagavano le cene per Natale o per Pasqua, no, davano anche Quindi non era un loro. contratto il tuo? Mio Sulla era, io parola? contratto vuol dire io essere nella società, facevo guardaline da mettiamo quando cominciavo ottobre fino a mettiamo a A maggio. maggio. Però te alcune volte ti hanno esonerato. No, ma era quasi alla fine del campionato. Ah, quindi poche settimane prima. Sì, prima. Perché non avevi reso bene come guardialino, non avevi No, lavorato bene. no, ho fatto il mio dovere, lo farò una volta, la sala è luce accesa. Senti, siamo alla vigilia del finale del Galà. L'anno scorso hai fatto i pronostici, ti sei preso anche un po' di certe responsabilità. Le vuoi fare Vinte due, anche stavolta o no? Le vuoi fare? tanto la La tentiamo. tentiamo? Così domenica si ride. Allora, i pronostici del Ciolle. Allora, Winter Cup esordienti La Golosa la mattina, finale terzo e quarto posto tra Academy Tau e Bellaria Cappuccini. L'ho visto un paio di Quindi volte. L'ho secco il pronostico, visto. secco. Dai, non pensare, dai il pronostico. Dai! Mettiamo l'Accademia, vai. Academy, Sì. poi finale primo e secondo posto, Forte dei Marmi contro Giovani Vianova. Chi vince? Per me Vianova, vai. Ecco. Poi finali del Galà Toscana esordienti McDonald's, settimo e ottavo posto. La partita è fra, non me lo ricordo neanche, Vabbè, chi abbiamo? Settimo, ottavo. L'Invicta Valdelsa contro contro chi abbiamo? va bene, Valdenza. Chi è? Ah, Atletico Lucca Invicta Valdelsa. Mi deve Valdenza, che mi Invicta sta. Valdelsa. Finale quinto e sesto posto. La finale è tra l'Africo, mi sembra, contro il Capezzano. L'Africo, l'ho visto 7-8 Quindi Africo, volte. eh? L'Africo. Finale terzo e quarto posto, Pietà 2004 contro Margine Coperta. Ti ammagini che l'ho visto. Ecco, finale primo e secondo posto, Tau Calcio Altopascio San Michele Cattolica, parte la grattata. Grattata di testa. 1, 2, 3, chi vince? Che dici? Vai.
Pronostici del Ciolle.